slide. Tutto Un bene. attimo, solo che provo a condividerle. Vi chiedo conferma cortesemente che riusciate a sentirmi e a vedere le slide. I nostri utenti più fedelissimi sanno che ormai abbiamo preso da quest'anno l'abitudine di iniziare i nostri webinar con un video musicale, per tergiversare i primi minuti e consentire a tutti i partecipanti di fare accesso in aula. Vi rinnovo il benvenuto a questo secondo appuntamento del ciclo Intersezioni, sfide, storie, soluzioni di economia circolare, che è promosso, vi ricordo, dal Centro Europe Direct dell'Università di Siena in collaborazione con il modulo Chamonix coordinato dal professor Massimiliano Montini e in collaborazione con il nostro Centro Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso Forma SPA, Trapani Sicilia, operativo presso il Consorzio Interuniversitario di Trapani e i colleghi dello Europe Direct dell'Università Roma 3, ciclo informativo che abbiamo voluto appunto organizzare con l'obiettivo di accrescere l'informazione e la consapevolezza e quindi di sensibilizzare i nostri utenti sull'importanza dell'economia circolare, un tema che ci sta molto a cuore con l'auspicio che questo accrescere la consapevolezza in primis di noi cittadini possa contribuire anche ad accrescere la responsabilizzazione e a stimolare comportamenti più responsabili per l'economia circolare a partire appunto da noi cittadini consumatori. Dicevamo, un tema che ci sta particolarmente a cuore e a cui abbiamo dedicato anche in precedenza degli incontri informativi, il primo dei quali a ottobre del 2019, partendo diciamo spunto dalla recente approvazione all'epoca della direttiva 904 del 2019 sulla riduzione della plastica monouso e a seguire nelle annualità successive con altri incontri, uno focalizzato proprio sulle buone pratiche plastic free e in ultimo l'anno scorso abbiamo dedicato un incontro alla transizione ecologica e le sfide dell'economia circolare. Sapete che i nostri webinar sono registrati, quindi anche quello odierno e anche il primo appuntamento di giovedì scorso di questo ciclo di incontri, così chi non fosse interessato può fruire facilmente la registrazione attraverso questi link. Vi segnalo pure che per i due webinar sono disponibili quello sulla liberi dalla plastica e quello sulle buone pratiche, anche delle brevi videoclip introduttive del tema. Abbiamo visto che nel 19 abbiamo iniziato a focalizzarci sul problema della plastica. Queste sono immagini eloquenti che ci aiutano, come dire, a rendere più efficace visivamente un problema enorme cui l'economia circolare intende far fronte, la strategia europea per l'economia circolare in tutte le sue declinazioni, che diciamo è una svolta imprescindibile per essere in grado di trasformare le sfide che abbiamo davanti in opportunità. Con questo ciclo Intersezioni, come meglio di me dirà il professor Montini, che modererà questo incontro odierno, con questo ciclo abbiamo allargato, diciamo, lo spettro, andiamo ad affrontare altre tematiche. Nel primo appuntamento abbiamo parlato del settore tessile, di riciclare il tessile. Sappiamo che abbiamo appreso che il settore tessile è uno dei settori più a maggiore impatto ambientale e più inquinanti. Ecco, questo webinar di oggi si parlerà del processo della trasformazione dello scarto agricolo alimentare per la produzione di fibre tessili, quindi pienamente sostenibili. Una piccola comunicazione di servizio: sapete che era previsto come incontro conclusivo di questo ciclo il webinar La plastica riciclata. Purtroppo per motivi organizzativi ci siamo trovati costretti a sospenderlo, a rinviarlo a data da destinarsi, data che è appena nota. Non mancheremo di comunicarvi prontamente attraverso tutti i nostri canali informativi. In primis, permettetemi di ricordare europa.formez.it, che è il primo, diciamo che il principale canale informativo che implementiamo come Europe Direct Roma Innovazione, che è una finestra informativa in continuo aggiornamento con tutta una serie di notizie
relativa appunto alle politiche europee, alle strategie europee, a eventi, iniziative, opportunità. Su questa pagina trovate anche nel box a destra è segnalato delle banche dati, quelle sui programmi comunitari, quindi ovviamente con delle schede informative anche per i programmi comunitari, il corrente periodo di programmazione 21-27, e poi un importantissimo database una banca dati sui programmi, sui bandi in scadenza, che come ricordo sempre con un lavoro titanico aggiornata dalla nostra coordinatrice Claudia Salvi, con la preziosa collaborazione del nostro supporto di Ludovico Carino, con tutti i bandi che quotidianamente vengono pubblicati. E inoltre nel Focus Web Europa .formes.it potete consultare la nostra newsletter, o se foste mensile, o se foste interessati a riceverla, potete iscrivervi con un semplice clic lì al link che è segnalato con la freccetta. Trovate anche i nostri riferimenti per Twitter e per il nostro canale YouTube, su cui poi vengono caricate tutte le registrazioni e tutte le nostre attività divulgative, i nostri contatti telefonici, e non last but not least, diciamo, anche se voleste esprimere darci un feedback sulle attività che eroghiamo in un'ottica di continuo miglioramento, potete farlo attraverso il link Valuta il nostro centro Europe Direct. Vi segnalo pure che la pagina reca dei riferimenti anche al PNRR, quindi 10 guide di semplice consultazione introduttiva appunto del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, nonché la conferenza sul futuro dell'Europa, che è la conferenza sul futuro dell'Europa, che è questo straordinario processo di partecipazione democratica che le tre istituzioni europee congiuntamente hanno voluto lanciare. In ultimo, questi sono i contatti dei nostri partner Europe Direct di questa iniziativa, che ringrazio per la sinergia proficua che ci sta permettendo di realizzare questo ciclo di incontri. Mi scuso ancora per la voce non ottimale con cui vi ho accolto, ma purtroppo siamo un po' flagellati, diciamo, dall'influenza, quindi non vi tedio ulteriormente. Ringrazio il professor Montini, che invito chiedo scusa, interrompo la condivisione. Ecco il professor Montini, a cui cedo la parola per introdurre i nostri relatori e per entrare nel vivo di questo, della tematica odierna. Volevo solo ringraziare, oltre ai numerosi partecipanti, anche le classi degli istituti superiori siciliani e relativi docenti che sono tra i partecipanti e che hanno voluto seguire questo interessantissimo webinar durante la loro attività scolastica. Quindi grazie a tutti e passo la parola al professor Montini, che ringrazio. Grazie a Raffaella per l'introduzione. Io intanto condivido lo schermo con la presentazione che comincerò tra un attimo, che sarà la prima relazione della giornata di oggi, che introdurrà il tema e che svolgerò insieme alle due collaboratrici del progetto ELCE4SD, che andrò a presentare tra un attimo, che sono Elisa Mangano e Giorgio Giannetti, che sono qui con me e che insieme a me diciamo, faranno questa presentazione. Elisa e Giorgia sono due studentesse del corso di laurea magistrale in economia, ambiente e sostenibilità dell'Università di Siena, che hanno appena concluso un tirocinio proprio su questo progetto che andrò a spiegare tra un attimo, ad introdurre. Prima di cominciare la presentazione introduttiva, oggi io sono appunto in questa duplice veste di moderatore dell'incontro e quindi anche poi facilitatore delle domande che arriveranno dal pubblico, dai partecipanti, e anche coinvolto in questa prima presentazione introduttiva che appunto avvierò tra un attimo. Prima di fare questo, consentitemi di ringraziare Raffaella Scordino e tutto lo staff di Europe Direct Roma Innovazione, Claudia Salvi, che oggi per impegni improrogabili non può essere qui con noi e che è una delle anime dei nostri progetti di collaborazione fra la Europe Direct di Siena e quella di Roma Innovazione, Ludovico Carino, che si occupa della parte tecnica,
poi lo staff della Europe Direct Siena, in particolare Angelita Campiani, Monica Masti, che ci stanno seguendo e che supportano la Europe Direct Siena. E poi in particolare ci tengo a ringraziare Marta Ferrantelli della Europe Direct Trapani Sicilia, che oggi ha anche facilitato la partecipazione degli studenti delle scuole siciliane, che ci fa particolarmente piacere avere oggi fra i nostri partecipanti. Detto questo, andiamo nel vivo del tema. Il tema del webinar, come sapete, è dall'agricoltura al tessile. Noi introdurremo la sfida dell'economia circolare dall'agricoltura al tessile facendo una breve presentazione iniziale del progetto di ricerca e di didattica dal quale nasce questa idea del ciclo Intersezioni, sfide, storie e soluzioni di economia circolare, e poi lascerò la parola alle mie due collaboratrici che presenteranno i risultati della loro ricerca. Questa è una slide generale che non sto a commentare, ma può essere utile per dare un'idea del contesto nel quale ci muoviamo, che è quello della sfida europea all'economia circolare, che vuole essere una sfida basata, ben esemplificata da questa immagine che è tratta da, un documento del Parlamento europeo, che proprio visualmente spiega bene come l'idea dell'economia circolare si basi concettualmente su una riduzione dell'utilizzo di materie prime, una, riduzione dei rifiuti, residui e quindi un maggiore focus in primo luogo sulla progettazione, su una diversa progettazione. Vedremo anche nel webinar di oggi l'importanza di una ecoprogettazione dei prodotti e poi naturalmente le fasi successive della produzione, fabbricazione, distribuzione, il consumo consapevole dei prodotti da parte dei consumatori e l'importanza del ruolo dei consumatori per la sfida dell'economia circolare, ma anche il diritto dei consumatori alla riparazione, ad esempio, dei prodotti, che è una delle novità delle nuove sfide lanciate dall'Unione Europea. E poi naturalmente la raccolta, il recupero, il riciclaggio e, come vedete, la forte diminuzione dei rifiuti, che è uno degli obiettivi di questo approccio europeo all'economia circolare. Dove si colloca la nostra ricerca? Si colloca all'interno di un progetto, un piccolo progetto finanziato dall'Unione Europea, nell'ambito dell'ampio programma Erasmus Plus dell'Unione Europea per il periodo 2020-2023. Questo piccolo progetto si colloca nell'ambito di una linea progettuale, la linea dei progetti Jean Monnet, che sono progetti di integrazione alla didattica, che vogliono quindi migliorare e incentivare nuovi temi da inserire nella didattica tradizionale che si svolge nei corsi di laurea, nel nostro caso dell'Università di Siena, ma naturalmente sviluppa anche, promuove anche la realizzazione di eventi di divulgazione che si rivolgono a un pubblico molto più ampio rispetto a quello degli studenti universitari, che è proprio l'oggetto di questa serie di seminari e di webinar, nell'ambito della quale si svolge l'evento di oggi. Il nome del modulo è Diritto dell'Unione Europea ed Economia Circolare per lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo di questo modulo, che dura appunto 3 anni, abbiamo appena cominciato il terzo anno, vuole esplorare la dimensione giuridica della transizione promossa dall'Unione Europea verso l'economia circolare, andando a vedere dapprima il contesto di riferimento, che è rappresentato dal Green Deal europeo, il grande progetto di transizione verde, ecologica, promosso dalla Commissione europea, lanciato nel 2019, che si colloca a sua volta nel contesto del sistema internazionale per la promozione dello sviluppo sostenibile, rappresentato soprattutto dagli SDGs, Sustainable Development Goals, gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Qui in questa slide trovate anche un link al sito web del progetto, che appunto potete consultare per avere maggiori informazioni. Da dove nasce l'idea del progetto? Nasce dall'affermazione della Commissione, che troviamo già nel primo piano di azione per
per l'economia circolare del 2015, secondo la quale la transizione europea verso un'economia circolare deve essere sostenuta da un giusto quadro normativo. Questo è importante perché il quadro normativo serve a sviluppare l'economia circolare, ma a renderla compatibile anche con le regole del mercato unico europeo. Questo è importante perché per i non giuristi spesso si tende a minimizzare l'importanza della dimensione giuridica all'interno di queste grandi transizioni su cui l'Unione Europea sta lavorando, ma il diritto è assolutamente importante per cercare di spingere i cambiamenti nella giusta direzione e quindi per spingere verso la trasformazione dell'economia europea in un'ottica di economia circolare è assolutamente importante un sistema di politiche e di revisione della normativa con adozione di nuove normative e revisione delle normative esistenti. E questo è effettivamente quello che l'Unione Europea sta facendo a partire dal lancio del Green Deal del 2019 e del nuovo piano di azione sull'economia circolare, che poi vedremo un po' più nel dettaglio, del 2020. E quindi in questo contesto si colloca il nostro progetto, che quindi vuole determinare in primo luogo, e questo è stato fatto ad esempio attraverso la mappatura che abbiamo fatto nel corso dell'ultimo anno e che poi Elisa e Giorgia spiegheranno nel dettaglio, la mappatura del quadro normativo, per vedere se il quadro normativo che esiste è idoneo, quali sono le difficoltà che le imprese ad esempio trovano nella transizione verso l'economia circolare e come quindi si interfaccia il diritto dell'Unione Europea con il diritto interno dei Paesi membri, come ad esempio quello italiano, e quali sono quindi le difficoltà concrete. Il modulo e il nostro progetto vuole anche capire quali sono le iniziative che l'Unione Europea sta prendendo e quelle che sarebbero utili per cercare di agevolare la transizione. Come vi dicevo, il criterio di riferimento della nostra analisi è la consapevolezza che il diritto non solo è importante, ma può essere un fattore abilitante della transizione. Nella fattispecie, il punto di partenza del nostro studio è che il diritto non è neutrale rispetto a questo passaggio sistemico che noi dobbiamo verso un approccio nuovo che passa da un'economia circolare che, come la stessa Unione Europea dice, si definisce come l'approccio tradizionale in cui noi utilizziamo delle risorse naturali, andiamo a produrre dei beni e poi abbiamo la fase del rifiuto in cui i beni vengono rapidamente buttati via, diventano obsoleti e non più riutilizzati. E questo sistema dell'approccio dell'economia lineare deve essere assolutamente superato, bisogna andare verso un approccio di economia circolare in cui si usano sempre meno risorse naturali nuove, ma si riusano risorse recuperate alla fine del ciclo di vita dei prodotti e si sta molto più attenti alla fase di progettazione, costruzione, gestione dei beni in modo che i beni durino di più e che possano poi essere recuperati, sia i beni in se stessi, sia la materia contenuta all'interno dei beni. E quindi quali sono nel concreto le attività che noi svolgiamo, come ho già un po' accennato all'inizio, migliorare la didattica sull'economia circolare, abbiamo inserito dei moduli all'interno di diversi corsi che vengono tenuti presso il Dipartimento a cui io appartengo, il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena, e organizziamo molti eventi di divulgazione e sensibilizzazione, in particolare con il supporto operativo del Centro Europe Direct Siena, che anche oggi ci supporta e che opera presso l'Università di Siena, in partnership, come ho detto, con altri centri Europe Direct, ce ne sono altri tre, come è stato già detto da Raffaella Scordino nell'introduzione, che partecipano a questo ciclo di webinar, e con altri lavoriamo anche naturalmente con altri partner nazionali e internazionali per aprire e aumentare la conoscenza su questi temi. Questo anche è il motivo per cui attraverso la partnership con Formez PA, che gestisce la pagina di iscrizione, poi sarà resa disponibile la registrazione di questo evento, così come degli altri del ciclo, così tutti potranno avere la possibilità di vedere e rivedere questi video anche a fini proprio didattici e divulgativi. A questo punto introduco molto brevemente il progetto per poi passare la parola alle mie collaboratrici, e quindi gli obiettivi generali del nostro progetto, diciamo,
che abbiamo fatto sull'economia circolare e in particolare sul tessile nell'ultimo anno all'interno del progetto più ampio ECE4SD è stato un progetto di mappatura che noi abbiamo svolto sull'economia circolare basato su tre livelli di azione: il livello normativo già menzionato, quindi andando a vedere quelle che sono le normative europee e nazionali su questi temi e quali sono gli elementi di criticità. L'elemento della ricerca, siamo andati ad analizzare quelli che sono i principali rapporti di ricerca che sono rilevanti sul tema dell'economia circolare, e poi abbiamo visto il contesto aziendale nel quale abbiamo mappato alcune delle aziende che a noi sembravano più interessanti come esempi di economia circolare, come esempi virtuosi di economia circolare. E oggi ci sarà con noi una di queste aziende che presenterò poi tra un attimo, e comunque nella presentazione generale ci sarà già una mappatura, i risultati principali della nostra mappatura, in cui verranno citate anche altre aziende che noi abbiamo individuato come aziende particolarmente degne di nota in questo settore. L'obiettivo quindi del nostro lavoro è stato quello di individuare punti deboli e punti di forza del sistema sia italiano che europeo. In questo senso ci siamo concentrati su vari settori dell'economia circolare, ma poi in particolare sul settore del tessile, perché a noi sembrava che il tessile meritasse un approfondimento. Quello del tessile è un settore che tutti conoscono, ma pochi conoscono quanto sia forte, importante il suo impatto sull'uso delle risorse, sulla produzione di CO2, sulla produzione di rifiuti, e diciamo quindi è un settore che merita veramente una attenzione. Abbiamo messo solo due dati particolarmente importanti, tratti tra l'altro da un documento che invito tutti gli interessati a leggere, che qui trovate citato, una comunicazione della Commissione dal titolo Prodotti sostenibili dall'eccezione alla regola, che fa un po' il punto sulla situazione e sui progetti di azione della Commissione in questo settore dell'economia circolare. In questo documento si può leggere che il settore del tessile è il quarto per maggiore impatto negativo sull'ambiente, sui cambiamenti climatici, perché consuma molte risorse sia nella fase di produzione che nella fase post-produzione, ed è il terzo settore per maggiore impatto negativo per quanto riguarda il consumo di acqua e di suolo, secondo una prospettiva globale di ciclo di vita dei prodotti. Quindi è un settore che merita attenzione, non solo perché è un settore interessante per tutti noi come cittadini e come consumatori, ma è un settore che è particolarmente impattante, quindi rispetto al quale si possono fare grandi passi avanti se ci mettiamo in un'ottica di economia circolare. Quindi a questo punto io per ora mi fermo, poi rientrerò in campo successivamente come moderatore e lascio la parola alle mie due collaboratrici che proseguiranno questa presentazione introduttiva, e comincerà Giorgia Giannetti, alla quale lascio subito la parola. Scambiamo proprio di posto. Buongiorno a tutti. Allora, in questa prima parte andremo ad osservare quali sono le normative a livello europeo e qual è stato il percorso europeo verso un'economia circolare. Innanzitutto dobbiamo dire che l'obiettivo dell'Europa è quella di andare ad innalzare il proprio livello di ambizione e quindi vuole ridurre il proprio impatto ambientale. Per questo si sta spingendo sempre più verso il tema dell'economia circolare. Come può farlo? In primo luogo, noi andiamo ad osservare che dal 2015 al 2020 è stato pubblicato il primo piano d'azione europeo sull'economia circolare. In questo piano l'Unione si prende particolare attenzione su alcuni temi. Innanzitutto sulla gestione e la raccolta dei rifiuti, sull'aumento del riciclaggio e sulla definizione di alcuni principi di sostenibilità settore per settore, e ovviamente per rendere queste materie prime secondarie, per dargli uno spazio nel mercato, devono anche andare a trovare proprio la creazione di un mercato apposito. Vediamo invece un cambiamento a partire dal 2020 fino ad oggi con il nuovo piano di azione europeo sull'economia circolare.
un cambiamento perché l'Unione Europea si rende conto che l'economia circolare può essere un vero valore aggiunto a quella che è l'economia dell'Europa, ma anche un valore aggiunto per raggiungere quella che è l'obiettivo di transizione verde attraverso la strategia del Green Deal. Per raggiungere quindi questi obiettivi, l'economia circolare può garantire anche una forte indipendenza per quanto riguarda il raggiungimento, quindi sia di quelle che sono le risorse, sia un'indipendenza a livello energetico, e quindi potrà aiutare a, diciamo, l'Europa a sconfiggere quella che è l'attuale crisi energetica. Per farlo sarà molto importante rendere queste materie prime secondarie quanto più competitive all'interno del mercato e quindi incentivare attraverso degli aiuti economici queste risorse. Sarà altresì importante andare ad informare i consumatori sui prodotti che stanno acquistando e aiutare i produttori verso una ecoprogettazione che quindi sarà attenta non soltanto ai rifiuti che vanno a realizzare, ma che parte da un'attenzione fin dalla realizzazione del prodotto. Nel 2022 noi vediamo che la Commissione europea pubblica una strategia europea per prodotti tessili sostenibili e circolari. Questa strategia è molto importante per noi nella nostra ricerca in quanto va a specificare come mai il tessile è molto importante e propone appunto un obiettivo per rendere questo settore un settore sostenibile e circolare entro il 2030. Questo obiettivo però impone delle forti implicazioni perché innanzitutto per garantirne la sua riuscita dovrà andare in qualche modo a disincentivare quello che è il cosiddetto fast fashion e quindi un settore di abbigliamento che va a produrre dei prodotti in tempi molto brevi che sono prodotti di basso costo, quindi molto convenienti, però che hanno delle conseguenze ambientali molto gravi. Infatti la Commissione specifica proprio che se si hanno delle sostanze chimiche all'interno di un prodotto tessile, questo è molto difficile da poi da riciclare. Allo stesso tempo, se un prodotto è composto da più parti, quindi da più materiali, come ad esempio può essere il cotone affiancato da un poliestere, noi vediamo che il riciclaggio è sempre meno efficiente e quindi costituisce un forte problema a quello che è poi il nostro obiettivo di andare a ridurre gli impatti ambientali e di economia circolare. Qui noi notiamo che però la Commissione non va a dettare dei target o delle regole precise per disincentivare il fast fashion, ma propone quindi di andare a ridurre le collezioni annuali che esse pubblicano e allo stesso tempo di andare a ridurre il proprio carbon footprint. Quelle che sono poi invece le iniziative che la Commissione propone sono vanno da un lato sia del consumatore sia dal lato del produttore. Noi dal lato del consumatore osserviamo che la Commissione propone la realizzazione di un passaporto digitale. Questo è un passaporto che deve andare ad informare i consumatori sul prodotto che stanno acquistando, quindi andare a dare informazioni circa la durabilità di questo prodotto, come può essere riparato, oppure quelle che sono le componenti del tessuto. E dovrà essere affiancato anche dalla realizzazione di un marchio, ovvero il Made in Europe. Attraverso questo marchio, quindi, un cittadino che va a comprare dei prodotti tessili targati Made in Europe sanno che le pratiche di realizzazione di questi prodotti sono pratiche sostenibili e circolari e quindi hanno un basso impatto sull'ambiente. Dall'altra parte, i produttori che vogliono andare a garantire il proprio consumatore che il proprio prodotto è a basso impatto ambientale o che i servizi che vado a offrire all'interno della propria azienda sono a basso impatto, può andare a realizzare delle autodichiarazioni ambientali che vengono autorizzate dall'etichetta dell'Ecolabel, che è quindi un ente certificatore. Quanto riguarda proprio il produttore nello specifico, la Commissione propone un obbligo di trasparenza per le grandi imprese. Che cosa significa? Questo è un obbligo soprattutto per rendere pubblico quelli che sono il numero di
di prodotti che vengono ogni anno distrutti perché sono prodotti invenduti. Quindi in questo modo si va a sensibilizzare i produttori e a disincentivare appunto questa distruzione delle merci. Un'altra proposta è quella della responsabilità estesa del produttore, che dovrà essere resa obbligatoria a partire dal 2023. E attraverso la responsabilità estesa del produttore si cerca di rendere responsabile il produttore del ciclo di vita dei propri prodotti. Quindi in questo senso il produttore dovrà essere responsabile proprio dei rifiuti che i propri prodotti vanno a realizzare. E per rendere questa pratica quanto più attuativa, diciamo che una buona pratica potrebbe essere quella di rendere il costo dei cicli di vita inclusi nel costo finale del prodotto. In questo modo si garantisce che il produttore possa dare una maggiore attenzione alla progettazione del prodotto stesso e quindi di rendere questa progettazione più attenta sia al riutilizzo, sia al riciclaggio e alla riparazione che una persona seconda può poi fare del suo prodotto. Ovviamente per rendere tutto questo applicabile saranno necessarie delle misure fiscali che gli Stati membri potranno appunto adottare attraverso delle linee guida che l'Unione dovrà fornire. Passando adesso invece alle normative a livello italiano, noi vediamo che il percorso italiano verso un'economia circolare non è stato sempre lineare, ma tuttavia dal 26 settembre 2020 è entrato in vigore un decreto legislativo 116/2020 che pone un obbligo di raccolta separata dei rifiuti a partire dal 1 gennaio 2022. Questo è un forte passo avanti da parte dell'Italia perché va proprio ad anticipare quello che è invece una direttiva dell'Unione Europea che sarà resa obbligatoria a partire dal 2025. Tuttavia, nonostante l'Italia abbia preso questa iniziativa, manca ancora oggi la responsabilità estesa del produttore. Questa comporta delle forti aggravanti perché quindi non si va a garantire una buona progettazione, quindi un'ecoprogettazione che sia attenta a ridurre proprio l'impatto ambientale che poi una produzione va a realizzare. E quindi bisogna ancora focalizzarsi molto su questo punto e l'Italia ha ancora molto da fare. Passo la parola a Elisa Mangano. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo parlato del settore tessile ed è stato detto come questo ha un forte impatto ambientale lungo tutta la catena di produzione. In particolar modo risulta fondamentale, come già stato detto, la parte di progettazione. Quando noi pensiamo all'immagine dell'economia circolare che abbiamo visto prima, del cerchio che si chiude, la fase della progettazione si colloca all'inizio di un nuovo ciclo e al contempo alla fine del ciclo precedente, perché è pensata appunto per riutilizzare i materiali. Questo pezzettino, diciamo, è molto, molto importante sia ovviamente per ciò che riguarda lo studio aziendale del prodotto, ma anche per quanto riguarda la normativa. Qui la normativa ha subito tutta una serie di evoluzioni nel tempo. Oggi andremo semplicemente a riassumerla proprio per questioni di tempo, perché soprattutto la seconda parte è particolarmente complessa, però andiamo semplicemente a definire come i materiali che vengono reintrodotti all'interno del ciclo produttivo sono soggetti ad una normativa differente rispetto a come viene utilizzato il materiale stesso. Introduciamo quindi il concetto di sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto. L'articolo 184 bis del testo unico ambientale definisce le caratteristiche di un sottoprodotto. Che cos'è un sottoprodotto? È originato da un processo di produzione il cui scopo non è la produzione di tale sostanza o oggetto. È certo che sarà utilizzato, quindi vi deve essere questa certezza di utilizzo. L'utilizzo
deve salvaguardare la protezione della salute e dell'ambiente e qui c'è un passaggio chiave, può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Cosa significa? Parliamo di sottoprodotto quando questo può essere utilizzato appunto direttamente, non arriva mai ad essere definito rifiuto, è direttamente un sottoprodotto. Questa è una differenza chiave per quanto riguarda invece l'end of waste. L'end of waste è definito nella direttiva nella direttiva 2008 del 98 della Comunità Europea. L'end of waste è un procedimento per il quale un rifiuto sottoposto ad un progetto di recupero perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. La differenza principale quindi qual è? L'utilizzo diretto o indiretto della materia nei processi produttivi. Questo è fondamentale nella fase di progettazione perché bisognerà ovviamente quando si fa lo studio capire esattamente come si vogliono utilizzare le materie step by step proprio perché la normativa cambia caso per caso. Quindi rappresenta un punto critico per quanto riguarda l'economia circolare. Proprio per la difficoltà nell'implementazione. Successivamente il nostro studio si è focalizzato sul settore tessile collegato al settore agroalimentare, anche questo è un settore molto importante, anche solo se pensiamo a livello volumetrico dei rifiuti. Ci siamo posti una domanda, ovvero come possono le aziende trovare questi scarti nel modo più rapido possibile? Perché magari una persona fa uno studio aziendale, mi servirebbe sostanza X, però poi di fatto come la troviamo? In questo ci vengono in aiuto i marketplace per la compravendita di rifiuti, che noi definiamo come intermediari tra il venditore e il compratore. Sono sempre più i marketplace che stanno nascendo, pensiamo a Circle, che abbiamo avuto come ospite, abbiamo avuto la possibilità di parlarci nel webinar precedente, che è attualmente il marketplace più grande d'Europa, oppure Spreedo, nata nel 2017, sempre con l'intento di valorizzare i residui di produzione. Questi marketplace funzionano quasi come un catalogo che noi possiamo sfogliare e capire se all'interno di questi marketplace c'è il prodotto che noi vogliamo, quindi a livello anche solo di tempo riducono moltissimo le tempistiche, questo è un grandissimo valore, è una gran cosa positiva per un'azienda. Proprio per questo queste figure saranno sempre più importanti nello scenario dell'economia circolare, oltre al fatto che vanno a creare un mercato, il mercato dei rifiuti, che attualmente esiste ma solo per determinate categorie di rifiuti. Successivamente si è posta l'attenzione sull'importanza di fare rete tra imprese. Quindi introduciamo la figura del consorzio. Il consorzio è definito come un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa. Per quanto riguarda la moda sostenibile possiamo citare Retex Green, che è una rete per la gestione dei rifiuti del comparto tessile. Loro hanno anticipato la responsabilità estesa del produttore di cui vi parlava prima la mia collega. Oppure possiamo citare Astri. Astri nasce come un'associazione di imprenditori, si colloca all'interno del distretto di Prato, un distretto famoso per la sua attenzione verso i temi della sostenibilità. I consorzi risultano molto importanti per un'impresa, perché l'adesione al consorzio, perché di fatto la condivisione rende obiettivi e conoscenze più facilmente raggiungibili, soprattutto quando parliamo di temi quali la sostenibilità ambientale e sociale, dove ogni tassello di questa grande catena risulta fondamentale per poter raggiungere questi obiettivi. Infine, noi abbiamo fatto un lavoro di mappatura delle realtà più innovative e interessanti. Ovviamente in questo contesto non possiamo elencarle tutte per ragioni di tempo. Ne vedete qui riassunte principalmente quattro. Orange Fiber è un'azienda italiana che ha brevettato e produce tessuti sostenibili a partire dai sottoprodotti degli agrumi.
Loro operano in un contesto di simbiosi industriale, di conseguenza utilizzano gli scarti di produzione per creare filato da cui nascono questi tessuti. Possiamo citare ancora Frumat. Frumat si occupa di riutilizzare la buccia e il torsolo delle mele per creare tessuti. Questi tessuti possono essere implementati sia nella moda che nell'arredamento, quindi è un tessuto molto trasversale. La stessa cosa vale per Vegea, che invece utilizza i residui del vino, infatti ha un accordo con i produttori vinicoli e crea questa ecopelle. Infine citiamo Hoskin, noi ora non andremo nella specifica trattazione di questo caso perché di fatto abbiamo la possibilità di ascoltare l'esperienza diretta di chi ha creato questa azienda, diciamo solo che produce ecopelle dagli scarti di arance e cactus. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata abbastanza chiara e passo la parola a Massimiliano Montini. Grazie. Grazie a Elisa e a Giorgia. E a questo punto interrompiamo la condivisione e a questo punto riassumo il mio ruolo di moderatore per passare la parola alla seconda relazione di oggi, che è quella della nostra gradita ospite Adriana Santarocito di Hoskin, che prego di attivare la telecamera e il microfono, così possiamo dare. Buongiorno, non so se mi sentite o mi vedete, adesso sì. Penso che mi vedete e mi sentite. La sentiamo e la vediamo bene. Innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. E quindi diciamo siamo veramente curiosi di poter sentire la sua esperienza diretta di Hoskin, quindi come nasce questa idea, come nasce l'azienda. Voi appunto realizzate ecopelle dalle arance, dai cactus, quindi siamo molto curiosi di vedere questa vostra esperienza diretta e davvero la ringraziamo molto di aver trovato il tempo nella sua fitta agenda per essere qui con noi oggi. Grazie, è un piacere. Non so se riuscite a vedere lo schermo. Vediamo bene. Quindi se appunto lo vedete e se riesco. Vediamo, lo può mettere a schermo intero se vuole così. Ok, dovrebbe essere da qua. Vediamo un po'. Sì, perfetto, ok. Perfetto. Va bene, questa sbarra non si toglie. Voi non la vedete? O la vedete? Non lo so. No, noi non si vede la sbarra. Ah, quella sbarra in alto non si vede noi, quindi va bene. Va bene, ok. Allora, intanto grazie per l'invito, è un piacere. Vi racconto appunto la mia esperienza e vi racconto la startup che è nata appunto nel 2019, che è Hoskin. Hoskin produce, ha brevettato un materiale biobased che è un tessuto spalmato a partire da sottoprodotti di arance e pale di fico d'India. Vi faccio vedere questa immagine per un motivo. Abbiamo sentito prima nell'introduzione che appunto l'industria tessile è una delle più inquinanti, ma ce n'è, diciamo, una all'interno dell'industria tessile che è particolarmente inquinante. Sto parlando dell'industria conciaria. Qui ci troviamo, in questa foto, ci troviamo alla laguna di Cerro Olimpio in Paraguay. Se voi vedete la foto, alla destra della diga l'acqua è completamente viola, mentre a sinistra vedete che, insomma, la diga protegge la vita. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che appunto lì accanto, dove l'acqua la vedete viola, sorge una conceria e l'industria conciaria è la più inquinante all'interno dell'industria tessile, con effetti devastanti sugli ecosistemi. Questo perché? Perché ancora tutt'oggi, purtroppo, nel resto del mondo, e per fortuna non in Italia, la concia della pelle viene ancora fatta con cromo e cianuro, quindi voi capite che sono delle sostanze fortemente inquinanti, tanto che il 20% dell'inquinamento delle nostre acque viene appunto associato proprio agli effetti devastanti della lavorazione della concia. Inoltre, cosa sta succedendo nel mondo? Sta succedendo che
Molte persone, anche tante accanto a me, scelgono stili di vita comunque molto molto più legati agli aspetti vegani e vegetariani, tanto che ormai i vegetariani sono vegetariani o vegani sono circa il 14% della popolazione mondiale. Pensate che una persona su 10 in Italia è vegano vegetariana. Questo si riscontra e si vede anche proprio nelle ricerche su internet di parole come vegan leather o come alternativa alla pelle, e quindi si va a capire che il trend è che effettivamente tante tante persone cercano delle soluzioni che possano risolvere il loro problema di non voler utilizzare pelle animale nei loro prodotti. La nostra soluzione l'abbiamo trovata guardando proprio alla nostra terra, guardando alla Sicilia, dove abbiamo dato una seconda vita, quindi appunto facciamo upcycle, di tonnellate di sottoprodotti che noi recuperiamo dall'industria di trasformazione degli agrumi e dall'industria di trasformazione del figo d'India. Pensate che una cosa che ho scoperto poi lavorando proprio in questo mondo è che noi in Sicilia siamo i secondi produttori europei di figo d'India. E questo io non ne ero a conoscenza fin quando effettivamente non ne sono entrata dentro. Quindi c'è una quantità enorme di sottoprodotti data dalla lavorazione, che non deriva solo dal frutto, ma anche dalla pala proprio stessa del figo d'India, che viene trasformata in una farina alimentare e in un gel cosmetico. Quindi tutti questi residui, insomma, noi li riusciamo a rivalutare e a dare appunto una seconda vita trasformandoli in quello che è il prodotto Oskin. Qui ne vedete una foto, è molto molto simile alla pelle tradizionale sintetica che noi conosciamo, ma appunto ha una componente di sostenibilità ambientale molto più alta. Inoltre deriva proprio da un ciclo di economia circolare, perché appunto chiude un ciclo perfetto, perché dallo scarto di un settore diventa materia prima per un altro. Quindi come facciamo a farlo? Lo facciamo facendo trasformazione di questi residui di lavorazione di arancia e figo d'India nel nostro biopolimero brevettato, che, per farvi capire che cos'è, è un liquido. Questo liquido viene poi spalmato su una base in tessuto e così prende vita il nostro materiale Oskin, che è adatto per essere applicato nel mondo della moda, dell'arredamento e dell'automotive. Siamo unici nella nostra ricetta. Prima abbiamo parlato anche di alcuni nostri competitor che fanno comunque pelle alternativa, e quindi non parliamo di tessuti o di filati, perché siamo un'altra cosa. Pelle alternativa, noi su quello siamo diciamo totalmente diversi. Perché? Perché noi abbiamo una ricetta e una formulazione basata sul nostro polimero, che è 100% plant-based, insieme ai sottoprodotti dell'industria forestale e alla plastica riciclata. Inoltre siamo già in una fase industriale di produzione. Abbiamo voluto rendere la nostra filiera e la nostra produzione, i nostri fornitori, totalmente trasparenti, per dare anche un supporto ai brand che utilizzano Oskin, per raccontare ai loro consumatori l'impegno, no, verso questi temi. E questo l'abbiamo fatto come? Facendo praticamente una tracciabilità con blockchain. Questo vuol dire che semplicemente chi utilizza Oskin per creare ad esempio una borsa può mettere nel cartellino della borsa stessa il QR code, quindi il consumatore, scansionando in modo molto facile questo QR code, apre il passaporto digitale del materiale, in cui vede appunto tutta la storia di dove viene fatto, come viene creato, e quindi conosce l'origine del materiale di cui è fatta la sua borsa. Come vi dicevo prima, siamo nati nel 2019, alla fine del 2019, il 2020, nonostante ci siamo trovati tutti in una situazione inimmaginabile, siamo riusciti comunque a stringere delle partnership industriali, ad estendere il nostro brevetto in un PCT internazionale, e il 2021 è stato finalmente l'anno
in cui siamo riusciti effettivamente a portare avanti il nostro obiettivo e quindi la nostra fase anche di ricerca e sviluppo e presentare il primo prodotto alla fine del 2021. Sempre in quell'anno abbiamo ricevuto diversi premi, riconoscimenti che ci hanno aiutato e ci hanno comunque dato quella spinta in più che ti fa andare avanti e fa credere sempre di più che il sogno può diventare realtà. Ed effettivamente questo sogno è diventato realtà nel 2022, cioè quest'anno, perché abbiamo iniziato la fase commerciale e già alcuni prodotti sono stati realizzati in Oskin. Infatti vi invito un po' a guardare anche nei nostri canali social, perché da là inizierete a vedere i primi prodotti proprio realizzati con questo materiale. Ma non è solo e soltanto per la moda, ma come vedete da questa slide ci sono anche le industrie automobilistiche che stanno puntando verso questi nuovi materiali. Ad esempio, vabbè, la Tesla la conosciamo tutti, da sempre è stata leather free, però ad esempio la Volvo ha dichiarato che vuole diventare leather free entro il 2030 e un quarto dei materiali che loro vogliono usare nelle loro nuove macchine saranno o riciclati o biobased entro il 2025. Noi abbiamo già ricevuto un primo investimento e siamo stati inseriti all'interno di alcuni acceleratori, tra cui il Motor Valley Accelerator, e questo è il nostro team. Se avete domande, sono a disposizione e, appunto, come dicevo prima, vi invito a seguirci anche sui social. Perfetto, grazie. Allora, ottimo. Allora, le chiedo di togliere la condivisione a questo punto dello schermo. Ecco, entriamo nella sessione, di domande. È stata anche velocissima. Allora, in attesa di ricevere qualche domanda dal pubblico, magari comincio io, mi faccio portavoce un po' delle domande che emergevano qui nel nostro gruppetto degli altri relatori, e abbiamo molte curiosità, molto rispetto alla vostra, al vostro progetto, e una che viene un po' subito in mente è quali sono le difficoltà che si incontrano per una startup come la vostra, dall'idea progettuale che immagino nasca, ma ce lo può confermare lei, sul territorio, perché voi la cosa molto bella è che partite dall'idea di usare gli scarti del vostro territorio di origine, e questo già è una idea, a chilometro zero di circolarità che io trovo particolarmente interessante e importante, quindi ha già un valore in se stessa. Però quali sono le difficoltà principali che avete avuto? Sono difficoltà di tipo, industriale, di passaggio dall'idea alla pratica, difficoltà magari più nella fase iniziale di reperimento del prodotto, oppure di passaggio dalla materia prima alla realizzazione del prodotto, oppure ad esempio difficoltà di tipo normativo rispetto a tutti questi temi anche che abbiamo citato nella relazione precedente. Ecco, nella sua esperienza, quali sono stati i vostri problemi principali, questo anche rispetto a chi magari giovani che avessero idea di mettersi in campo su queste tematiche, ecco. Qual è la vostra testimonianza? Forse su questo è utile dare qualche spunto in più. Beh, io la ringrazio per questa domanda, perché effettivamente oltre alla mia attività da imprenditrice ho una delega proprio all'innovazione e alle start-up dentro il gruppo di imprenditoria femminile di Confcommercio Terziario Donna. Quindi su questi temi sono dei temi che a me toccano particolarmente, sul quale mi sento di dare magari qualche consiglio a chi volesse intraprendere questo tipo di percorso. Il primo consiglio che do è sicuramente di non arrendersi di fronte alle difficoltà che si incontrano, perché le difficoltà sono tantissime. Scusami Massimiliano, però ne hai elencata qualcuna e credimi, sono un po' tutte che ti capitano, quindi a partire da quando tu hai un'idea, come la trasformi in un'azienda, quindi quello
diciamo, il primo passaggio. E sicuramente la cosa da fare è quella di iniziare a parlarne, a seguire webinar come questi, perché insomma ti danno la possibilità anche di avere spunti e di capire effettivamente cosa e come vuoi andare avanti su determinate cose. Quindi il primo consiglio è parlarne il più possibile e cercare di capire effettivamente come si può trovare chi può aiutarti a sviluppare determinate cose su cui magari tu non da sola puoi arrivare. Poi il secondo consiglio che do è sicuramente non arrendersi neanche di fronte alla diciamo difficoltà, no? Che si trova nel dover affrontare le spese, gli investimenti, perché anche lì, insomma, è uno degli ostacoli che blocca tanto quando si vuol fare impresa. Quindi il guardare ai bandi, cercare, diciamo, tutte le possibilità che ti possono inserire in dei contesti che possono sempre aiutarti, non solo economicamente, ma anche con professionalità e competenze, sono ecco le cose che mi sento di dire. Ottimo, e no, è molto interessante, anzi grazie, perché comunque è una testimonianza viva. Poi noi siamo, vedo già delle domande che rilanciano sull'orgoglio siciliano, e questa è molto interessante anche per noi, perché trovo sempre molto interessante quando ci sono giovani imprenditrici, imprenditori che partono anche dalle regioni del sud. Noi abbiamo, insomma, come Università a Siena, questa partnership ormai con la Europe Direct Trapani Sicilia, molti anni che lavoriamo con la Sicilia, e ci fa sempre molto piacere ospitare storie che vengono dalla vostra terra. Sul lato, diciamo, più propriamente giuridico, no? Avete avuto qualche difficoltà specifica rispetto al passaggio dal sottoprodotto arance, fico d'India, alla trasformazione, alla raccolta, rispetto alla normativa sui rifiuti, per esempio, oppure è andato abbastanza tutto liscio da quel punto di vista? Diciamo che è andato abbastanza tutto liscio, perché iniziando nel 2019 già era tutto abbastanza normato. Quindi il sottoprodotto è diverso appunto dal rifiuto. Quello che noi utilizziamo è un sottoprodotto, quindi un sottoprodotto di lavorazione della pala, per parlarti della pala di fico d'India. La pala di fico d'India ha proprio un sottoprodotto suo, che è considerato una materia prima ormai, anzi materia prima seconda si dice, però ecco, quello è già normato. Quindi dopo le lavorazioni industriali ormai non si parla più di refluo o di scarto, ma proprio si parla di sottoprodotto, perché hanno già delle normative che li identificano come sottoprodotti. Quindi non ho avuto queste difficoltà, perché ho iniziato nel 2019, quando già era tutto normato. Questo è interessante, perché rientra un po' in quella logica che dicevo io all'inizio, cioè che in realtà si tende sempre a sottostimare il ruolo del diritto, no? Perché se noi pensiamo a quella che era la situazione legislativa già di 20 anni fa o 10 anni fa, sarebbe stato molto più difficile fare un'iniziativa del genere, perché c'era grande difficoltà rispetto ai sottoprodotti, alle materie prime seconde, eccetera. Sono state battaglie di molti anni a livello normativo, no? Per avere un riconoscimento delle linee che facilitano il riutilizzo. Quindi in questo senso è interessante anche la vostra esperienza, che già, come dire, siete entrati sul mercato in una fase in cui era molto più semplice rispetto magari a quello che si poteva avere qualche anno fa. Quindi anche questo conferma un po' quello che noi avevamo trovato sul lato generale, ma lo conferma in modo empirico, quindi per noi è particolarmente utile anche questa testimonianza, diciamo. Il rapporto, un'altra, poi vedo una domanda dal pubblico, ma un'altra cosa che era rimasta un po' in dubbio rispetto alla vostra alla relazione introduttiva, ecco, la relazione fra la parte siciliana e la Lombardia, perché voi vi muovete su due parti d'Italia, ecco, qual è la relazione anche a livello industriale e commerciale fra queste due presenze? Allora, come ho fatto vedere nella slide, la nostra produzione è assolutamente trasparente.
è certificata e tracciata, e proprio con i nostri due partner industriali abbiamo voluto stringere degli accordi di fornitura, ma che non erano fornitura semplice, ma che fossero proprio delle partnership, quindi delle collaborazioni a tutto tondo. Il rapporto tra la Sicilia e la Lombardia quindi sta proprio nel fatto che noi abbiamo un accordo e una produzione sulla Sicilia che poi passa alla Lombardia, quindi in un certo senso partiamo da qua, ma poi il prodotto prende vita, diciamo, in Lombardia con appunto il nostro partner industriale che ha da 20 anni esperienza nella produzione proprio di pelli sintetiche, quindi nelle lavorazioni di tessuti spalmati tradizionali fatti con PU e PVC. Oh, perfetto, perfetto. Questo è molto utile perché ci fa capire meglio anche la costruzione della filiera, che è penso molto interessante per tutti capire di più. A questo punto inizio a pescare qualche domanda anche che arriva sulla chat e invito anche gli altri partecipanti a proporre le loro domande sulla chat se lo vogliono fare. Allora, una domanda che penso sia interessante da sottoporla è quella dell'esperienza diretta che avete avuto con i bandi europei di sostegno all'innovazione. Lei diceva della difficoltà inizialmente di finanziarsi, ecco, quali sono state le vostre fonti di finanziamento e in particolare se avete avuto accesso a bandi europei ed eventualmente quali, perché questa è una delle altre attività degli sportelli Europe Direct, quelle di cercare di sensibilizzare i cittadini, le imprese sui bandi europei, quindi per noi è importante anche sapere questo e dare testimonianza di questo. Sono fondamentali nella fase iniziale di una startup. Allora, le fonti di finanziamento sono state più che altro private, nel senso che io e il mio socio, un socio che è un chimico, abbiamo finanziato personalmente con l'aiuto delle banche il progetto nella fase iniziale. Consideriamo l'aiuto delle banche anche dentro l'aiuto delle banche anche appunto il sostegno del medio credito centrale dell'80% di garanzia dello Stato che dà supporto proprio a tutte le startup innovative, quindi questa è una forma importantissima di accesso al credito, perché appunto la garanzia dell'80% dello Stato è veramente un sostegno forte per le startup innovative. L'altra esperienza posso raccontarne una positiva, nel senso che ho trovato, di solito i bandi come funzionano, che prima si accede al bando, si presenta la domanda, se vieni comunque selezionata hai la possibilità di avere 50% o 70%, quello che è 40% dipende dal bando stesso, a fondo perduto. Però cosa succede? Che tu comunque devi anticipare i soldi per iniziare gli investimenti e poi dopo il primo SAL, la prima rendicontazione, ti viene tornato indietro, diciamo, la parte a fondo perduto. Quindi questo per una startup è un po' il cane che si morde la coda, ecco, fatemi fare questo esempio. Perché ovviamente la startup ha pochi fondi disponibili, quindi l'aiuto vero che io ho notato veramente una cosa molto molto interessante è venuto dal voucher 3 innovazione, quello del brevetto. Praticamente cosa era di Invitalia, credo Invitalia o Mise, si permetteva di bypassare l'uscita di cassa della startup, perché praticamente il Mise o Invitalia, adesso non vorrei confondermi su questo, pagava direttamente il fornitore. Quindi questa era veramente un'agevolazione fantastica per la startup, lo porto sempre come esempio perché non far uscire soldi dalla cassa delle startup quando comunque già ne abbiamo poche, diciamo che è veramente diciamo, l'aiuto fondamentale, e questo ha permesso a tantissime persone di poter finalmente depositare i propri brevetti. Certo, certo, e questo è interessante perché lega anche l'innovazione al tema del brevetto, che è fondamentale, no? Quindi avere il brevetto che dà una garanzia e dà poi la possibilità di
di avere un accesso al mercato più esatto. Indipendentemente dal fatto se te lo puoi permettere o no di depositarlo, comunque questo è veramente un aiuto concreto per tutti. Certo. E questa anche è un'esperienza molto, molto interessante, molto, molto utile. Infatti, come dire, arricchisce anche la sua presentazione, perché ci dà tutti questi input che possono servire veramente come esempio a chi avesse voglia di mettersi in gioco rispetto a iniziative di startup simili alla vostra. E altre domande che stanno arrivando, ce n'è una della nostra collega Raffaella Scordino, che prima ha introdotto il webinar, e lei solleva un tema, insomma, noto in queste tematiche dell'innovazione legata alla sostenibilità, cioè il problema della competitività dei nuovi prodotti sostenibili rispetto ai prodotti concorrenti tradizionali. Ecco, la domanda è: si riesce a essere competitivi con prodotti di questo genere, innovativi, sostenibili, nati dall'ecoprogettazione, o c'è una difficoltà a entrare in mercati dove magari si trovano prodotti tradizionali, diciamo, non sostenibili, che però hanno magari dei costi più bassi? Ecco, se voi avete avuto problemi di questo genere, o comunque se esiste secondo lei un problema di questo genere e come eventualmente si può affrontare, risolvere? Esiste sicuramente, questo è un dato di fatto. Diciamo che la soluzione è semplicemente data dalla scalabilità del prodotto, cioè più effettivamente viene utilizzato, più viene prodotto e più si riescono ad abbassare i costi di produzione. Quindi poi diventa veramente un prodotto che riesce ad entrare nel mercato e riesce ad entrare nel mercato in quantità molto notevoli. Quindi diciamo che secondo me si risolve semplicemente cercando di essere tutti uniti, tutti insieme, e andare verso la stessa direzione. Quindi questo è bypassabile con la scalabilità delle produzioni e quindi dell'utilizzo massivo, diciamo, di queste alternative, piuttosto che i materiali tradizionali non sostenibili, anche perché non si possono paragonare, nel senso che anche se noi paragoniamo il nostro materiale con una pelle sintetica tradizionale in più o in PVC, abbiamo comunque un vantaggio in termini di sostenibilità che il più o il PVC non ha. Quindi, e tra l'altro, questo è il futuro, quello è il passato. Quindi, come a livello di metterci in competizione con un materiale sintetico tradizionale, non la vedo, ecco. Quindi sì, costiamo un po' di più, però uno, diventeremo il futuro e quindi quel prezzo possibilmente lo raggiungeremo anche noi, andando sempre più in quantità industriali, e quindi questa è la soluzione che vedo. Cioè, un po' tutti dobbiamo fare un po' tutti la nostra parte. Certo, no, assolutamente. E questo si lega molto anche alla progettazione e programmazione dell'Unione Europea, che negli ultimi documenti che noi abbiamo analizzato proprio sull'economia circolare sta iniziando a spingere molto sull'idea anche di modificare il quadro normativo, lavorare sulla tracciabilità, e quello che voi state facendo come esperienza, diciamo, pionieristica anche del QR code, del dare tutta l'informazione, è una dei progetti che arriverà a un certo punto ad essere obbligatorio anche a livello normativo europeo nei prossimi anni. In questo anche voi siete innovatori, perché l'avete già fatto, e questa è una cosa che già era emersa nei nostri precedenti incontri, sia in presenza sia nel webinar che abbiamo fatto la settimana scorsa. Ne avevamo parlato, sicuramente il consumatore oggi vuole saperne di più e ha diritto e anche, direi, dovere di essere informato meglio, perché così può contribuire e anche prende coscienza del suo ruolo di consumatore. Infatti l'Unione Europea spinge anche perché il consumatore diventi più informato, no? Perché poi un'espressione che ho trovato nei documenti della Commissione e che condivido pienamente è che l'ecologismo di facciata, cosiddetto, c'è nel lato aziendale, ma poi a volte c'è anche dal lato consumatore, no? Che si dichiara super interessato e poi magari però quando va a comprare i prodotti non si ricorda di questo in qualche modo. È chiaro che l'elemento prezzo incide sul consumatore medio ed è un tema su cui bisogna
il sistema complessivo deve lavorare, anche incentivando, disincentivando, possibilmente anche arrivando forse nel futuro a tassazioni modulari rispetto all'impatto ambientale dei prodotti. Io mi auguro che questo sia, come dire, il futuro, ma sicuramente il consumatore deve fare la sua parte, quindi come sì. dire, voi avete fatto la vostra. Deve essere aiutato, come dici tu, comunque da normative e dall'Unione Europea stessa, perché ad esempio se io vedo quello che è successo con la plastica e con i piatti di plastica, uno, non credo che la plastica debba essere demonizzata, perché non è stata la plastica il problema, perché siamo noi il problema, perché se un oggetto che viene progettato per durare 100 anni noi lo utilizziamo come usa e getta, là c'è un problema. Però detto questo, il fatto stesso di passare dalla plastica normale alla plastica riciclata e non trovi più la plastica normale, ma trovi la plastica riciclata che ha un costo veramente triplicato, 3 volte di più, il consumatore stesso è disincentivato a comprare quel prodotto. Quindi invece se l'Unione Europea sostiene questo passaggio e questa transazione con veramente una normativa o dei sostegni anche economici per portare sul mercato questi tipi di alternative, questi tipi di polimeri e di appunto prodotti alternativi, sicuramente è più semplice anche per il consumatore stesso, perché il prezzo incide. Certo. No, questo è una, diciamo che l'Unione Europea, per quello che possiamo dire dal nostro osservatorio, insomma, di analisti della normativa ambientale europea, l'Europea dal 2019, dal Green Deal in poi, mi sembra che abbia un po' cercato di cambiare passo. Ad esempio sull'economia circolare, noi già confrontando le iniziative dell'Unione Europea, le prime iniziative del 2015 e quelle più recenti, vediamo che c'è una maggiore consapevolezza anche dell'importanza. Non è più un tema solo di innovazione l'economia circolare, è anche un tema di necessità in qualche modo, perché noi vediamo in considerazione della pandemia, della guerra e di tutto quello che ne è conseguito da un punto di vista economico, abbiamo più difficoltà a trovare anche le materie prime, cioè prendiamo coscienza dell'importanza di andare a trovare materie prime sul territorio, che nel vostro caso sono anche materie prime a impatto zero e che vengono dall'agricoltura, quindi hanno un valore aggiunto molto maggiore anche rispetto alla materia prima seconda, diciamo, normale, ma sicuramente questa ricerca di andare a vedere cosa offre il territorio, no? Noi diciamo sempre che l'Italia è un territorio povero di materie prime rispetto ad altri, però lo è in una concezione economica tradizionale, in una concezione che bio-based, probabilmente non siamo così poveri come materie prime, no? Come voi riuscite a dimostrare. Vediamo se c'è qualche altra domanda. C'era una domanda sul diritto di riparazione a parte del consumatore, che non è tanto per la nostra ospite, questo è più legato alla normativa europea, forse posso rispondere io. Diciamo è un progetto dell'Unione Europea, parlando di ecoprogettazione, quello di cercare di obbligare in qualche modo le imprese a progettare prodotti che durino di più e che abbiano anche in modo chiaro l'informazione su come il prodotto si può recuperare e riparare e farlo durare di più. Questo è legato anche un po' alla durata del prodotto. Ecco, rispetto a questo, voi vi siete posti il problema anche con i vostri partner industriali rispetto alla durata, cioè se avete lavorato sul tema della durata del prodotto della vostra pelle concorrente al prodotto tradizionale? Avete fatto degli studi su questo, sulla durabilità, ad esempio? Allora, la durabilità ti dico che è stata una scelta aziendale fatta dall'inizio, proprio dal momento zero di questa azienda, perché noi abbiamo scelto di andare verso un concetto di durabilità, perché per noi è un goal di sostenibilità, in quanto se tu riesci ad allungare la vita del prodotto, sicuramente abbatti anche l'impatto ambientale di quel prodotto stesso. Tra l'altro dai anche un prodotto che ha una qualità
abbastanza alta, proprio da poter così sostituire e rendere davvero un materiale alternativo alla pelle animale a tutti quei consumatori che pelle animale non la vogliono utilizzare. La pelle animale ha delle caratteristiche, delle specifiche tecniche che sono difficilmente raggiungibili, cioè non penso che le alternative comunque riusciranno mai a raggiungere, o forse possibilmente tra qualche anno, attenzione, boh, non lo so, le tecnologie ad oggi effettivamente permettono di essere molto molto vicini, ma non con quel tipo di specifiche e quella durabilità. Quella c'era solo la pelle animale. Sicuramente dare però un'alternativa, e quindi dire che puntare sulla durabilità piuttosto che la biodegradabilità, infatti noi cosa abbiamo fatto nella nostra formula? Come dicevo prima, abbiamo unito una formula brevettata su cui appunto ti dà l'unione di questo polimero plant-based con dei sottoprodotti dell'industria forestale e plastica riciclata. Quindi noi comunque ti diamo l'opportunità di avere un prodotto di alta qualità, durevole perché dura, abbiamo tutti i test fatti sulla durabilità. Dura decenni, ovviamente, a meno che la borsa non la butti e la dai al cane per farsela mangiare, però se no dura tanti anni. E quindi questo è stato il nostro obiettivo. Piuttosto che la biodegradabilità, noi abbiamo puntato a durabilità e riciclabilità. Bene, bene, ma questo è molto interessante. Apre oltretutto una ulteriore finestra, insomma, sulla vostra attività. Un'altra domanda interessante che è arrivata ora in chat che è il tema dei competitors, cioè la vostra, diciamo, i vostri competitors, sia direi col prodotto tradizionale, ma ancora in modo più interessante con i prodotti nuovi. Quali sono i vostri competitor a livello nazionale e internazionale? Ce ne sono molti, o è ancora un settore relativamente, come dire, nuovo, dove ancora non ci sono tantissimi attori e quindi c'è spazio, potremmo dire in qualche modo? Qual è la vostra percezione su questo, o la vostra esperienza? Allora, il primo impatto, tutti quanti pensano che il competitor principale sia la pelle animale, no? Però in realtà per noi non è quello il competitor, perché alla fine noi ci poniamo come un'alternativa, quindi se tu non vuoi la pelle animale, hai un'alternativa valida. Noi possiamo essere competitor delle pelli tradizionali sintetiche, quello sì, perché sono entrambi dei tessuti spalmati che contengono una componente appunto di polimeri che derivano dalla plastica. Mentre noi abbiamo sostituiamo questi polimeri vergini da plastica normale con plastica riciclata e polimeri vegetali, quindi comunque abbattiamo di quasi il 90%, diciamo, le emissioni di CO2, questo è il principale competitor di Hoskin, cioè noi ci poniamo come appunto competitor delle pelli tradizionali fatte con più o PVC da plastica, da petrolio. Quindi questi sono i nostri competitor. Poi per il resto, ad esempio, ci sono tantissime altre aziende che propongono tessuti spalmati che sono appunto alternativa alla pelle, come ad esempio la Vegea, che lo propone dall'uva, dei messicani comunque che hanno un'altra proposta sempre dal cactus, però è un'alternativa proprio della pelle, si chiama Deserto, un'altra azienda che comunque si chiama Pignatex, che propone sempre un'alternativa alla pelle animale. Diciamo che ce ne sono tanti che stanno lavorando proprio nello sviluppo di alternative alla pelle animale. Questo per tutti i motivi che vi ho elencato all'inizio della mia presentazione. Uno molto 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 interessante è che però ancora lo vedo proiettato troppo verso il futuro, nel senso che forse quella è una tecnologia che andrà
andrà massivamente o diventerà industriale tra qualche anno, è sicuramente è la tecnologia della produzione di pelle alternativa, fatemi passare questo pelle alternativa anche se non si può dire, dai funghi, quindi dal micelio. Quindi da coltivazioni che sono appunto derivate da batteri o da funghi come questi. Loro sono diciamo le tecnologie più avanzate al momento rispetto alle produzioni di pelli alternative, perché appunto li coltivano, quindi viene coltivata apposta. Però ecco, per diventare scalabili hanno bisogno comunque di grandi investimenti e hanno bisogno anche di grandi spazi, perché se devi coltivare apposta qualcosa per produrre, sicuramente hai bisogno di spazi, investimenti e quindi anche o di terreni, insomma, o di verticalizzazione. Mentre Hoskin invece utilizza solo e soltanto scarti, quindi quello che sono sottoprodotti, quindi non coltiviamo assolutamente nulla apposta per creare il nostro materiale. Diciamo che i più grandi competitor quindi sono questi. Tutte le alternative che derivano dal fungo, che ce ne sono veramente tantissime, e poi le altre alternative che comunque si stanno spingendo verso la maggior parte verso l'utilizzo di una più biobased, che vuol dire semplicemente che è una plastica sostenibile. facciamo così, è un polimero. Che viene però unito a scarti delle lavorazioni industriali, ad esempio dell'uva, dell'ananas, eccetera. Benissimo. Un'ultimissima domanda rispetto alla, l'ha già un po' detto nella presentazione, rispetto all'attuale mercato dei vostri prodotti, è più legato a quello che diceva prima, l'automotive, quindi investimenti nelle auto, oppure, che ne so, divani, oppure anche rispetto ai tessuti che si indossano, se c'è, diciamo, già una indicazione di quello che è il prodotto finale che si può trovare sul mercato fatto con i vostri prodotti? Allora, non è adatto per l'abbigliamento, okay. È troppo pesante e troppo rigido, okay. Quindi per creare abiti no. Però è adatto per creare borse e per creare, diciamo, piccoli oggetti di pelletteria nell'ambito moda, mentre invece la sua destinazione d'uso, diciamo ad hoc, quindi perfetta, è quella dell'arredamento, quindi per divaneria, sedie, tutto ciò che ruota attorno al mondo dell'arredamento, degli hotel, quindi questo è effettivamente la sua destinazione d'uso. E stiamo lavorando per appunto sviluppare il prodotto per le applicazioni nel mondo automotive. Perfetto. Quindi il futuro di Hoskin si spera sia nell'automotive. Bene, e francamente concludo con questa nota di speranza. Spero anch'io di avere una prossima auto con il vostro prodotto. Sarebbe veramente bello, interessante e importante, direi. Quindi veramente bello, perché la ringraziamo davvero molto, perché ci ha dato, come adesso ha scritto la nostra Marta Ferrantelli, un'esperienza di visione del futuro, e quindi la ringraziamo perché ci ha portato proprio l'esperienza di andare a prendere il prodotto tradizionale, agricolo, che ci richiama alla tradizione dei nostri prodotti migliori del territorio, legati al nostro agroalimentare, e poi ci porta con un balzo sul futuro, quindi ai prodotti innovativi e a quello che potrà essere il futuro dei prodotti di nostro uso come consumatori. Quindi davvero grazie, io veramente la ringrazio molto, spero ci siano altre occasioni, perché è stato molto interessante la sua testimonianza, rimarremo in contatto per nostre future iniziative, dove magari potremo averla con piacere la nostra ospite di nuovo. Veramente, veramente grazie, e chiedo a Raffaella Scordino, se è sempre collegata, se vuole... ecco, per un saluto finale, anche lei associarsi. Unisco Massimiliano, mi unisco con piacere, scusate, la voce peggiora sempre, la febbre aumenta, comunque mi unisco ai tuoi ringraziamenti, ai numerosi partecipanti, alle relatrici, in particolare
a questa esperienza interessantissima imprenditoriale che ci è stata presentata, e speriamo che questa visione del futuro che oggi è presente in Sicilia possa diventare sempre più un presente corrente nel beneficio dell'ambiente e di noi tutti i cittadini. Quindi un po' questo ciclo informativo vuole proprio seminare per divulgare quanto più possibile l'importanza di fare economia circolare. Ringrazio ancora tutti i referenti, i coordinatori e lo staff dei diversi Europe Direct che preziosamente ci aiutano nella realizzazione di queste attività, e permettimi anche di ringraziare Claudia Salvi che, come l'hai definita tu, non solo è anima e motore, diciamo, propulsore di queste sinergie tra i nostri centri di Europe Direct, ma a lei si devono anche i meriti, il merito delle scelte musicali sempre introduttive di questi video che ci introducono sempre il tema che tratterà il webinar. Vi vorrei anche ricordare che il link alla registrazione del webinar unitamente alle slide verrà caricato tra oggi e domani al più tardi sulla pagina di Eventipia attraverso cui avete effettuato l'iscrizione e che abbiamo riportato prima in chat. E nulla, Massimiliano, non potendo dare l'appuntamento a giovedì prossimo, perché abbiamo appunto detto che il webinar sulla plastica riciclata è stato rinviato a data da destinarsi, non mancheremo, insomma, di darvene pronta comunicazione appena individueremo la nuova data per questo terzo e ultimo webinar conclusivo di questo interessantissimo ciclo di webinar. E quindi un ringraziamento particolare a te, che sei stato il coordinatore, oltre che il moderatore dei webinar, ma insomma il coordinatore che ha promosso questa iniziativa interessantissima. Quindi grazie ancora a te e ai colleghi di Siena. Grazie a Raffaella, che malgrado la febbre è stata con noi, insomma, per introdurre e per concludere questo webinar. Grazie a tutte le relatrici, a Elisa e Giorgia che insieme a me hanno presentato la nostra ricerca, e ad Adriana Santanocito che veramente ci ha interessato e molto con la sua esperienza aziendale. Quindi grazie a tutti, diamo appuntamento ai nostri partecipanti, a chi ci segue, alle prossime iniziative che vi faremo sapere tramite tutti i nostri canali. Sicuramente su questi temi dell'economia circolare continueremo a lavorare, quindi sicuramente vi proporremo qualche altro evento a questo punto, probabilmente nel 2023. Quindi un grande saluto a tutti e grazie ancora di averci seguito. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. A prestissimo. Arrivederci a tutti.